il 96% delle diete fallisce a lungo termine. E questo vuol dire che il 96% delle volte le persone riescono a perdere peso, ma nel giro di 3 anni riacquisiscono i chili che hanno perso. Il difficile non è perdere peso, il difficile è mantenere quei risultati nel tempo. E da qui esce fuori il punto critico di ogni singolo regime alimentare restrittivo, ovvero il fatto che vanno a stravolgere le abitudini della persona, dell'individuo. Se ho dei chili da perdere, se ho un corpo che non mi piace e voglio fare qualcosa, sicuramente ho delle abitudini sbagliate. E quindi andare da un giorno all'altro a stravolgere queste abitudini porta inesorabilmente al fallimento. E questo lo vedete tutti i giorni e i dati che escono fuori sono allarmanti. Perché le persone fanno così fatica a perdere peso e a mantenere quei risultati nel tempo? Perché purtroppo le diete falliscono, anche se sono state concepite nel modo più giusto possibile da persone che sono molto esperte in questo settore. Il problema sta nel nostro cervello, nella nostra mente. Il nostro cervello è creato per farci sopravvivere e le abitudini sono un modo che il nostro cervello ha di risparmiare energia. Un'abitudine è un gesto che viene ripetuto senza pensarci e questo automatismo risparmia tantissima energia. Immaginate di guidare una macchina, quante azioni fate per frenare e girare ad un incrocio? Tantissime. Rallento, schiaccio la frizione, il freno, cambio marcia, scalo marcia e arrivo all'incrocio, guardo destra, sinistra e poi parto. E tutte queste azioni vengono fatte in automatico senza pensarci. Bene, il nostro cervello lo fa costantemente. E per quanto riguarda l'alimentazione, quando andiamo a fare la spesa, la gestione dei pasti, ciò che mangiamo, sono tutte abitudini e stravolgere queste abitudini comporta dei rischi. Quando sono tante le scelte nuove che dobbiamo intraprendere tutte insieme, la nostra capacità di mantenere la costanza viene messa in crisi, viene messa sotto stress e non è assolutamente facile riuscire a mantenere queste nuove abitudini per un lungo arco di tempo. Molto spesso si sente la frase del tipo servono 21 giorni per creare un'abitudine, in realtà ci vogliono mesi, più di 6 mesi per consolidare un'abitudine. E nel momento in cui io faccio una dieta, devo avere il tempo per far sì che si consolidi questa abitudine. Si cambia il modo in cui si va a fare la spesa, si cambia il fatto di doversi preparare il cibo, portarselo a lavoro, si cambia il tipo di cibo che andiamo a consumare, quindi anche a livello di sensazioni, il gusto, si va a adattare a questo nuovo regime alimentare. Questo va a creare un grande stress. La dieta non è sostenibile nel tempo e nel giro di qualche mese o anno si riprendono i chili che si hanno perso. Non è sostenibile e una dieta deve essere sostenibile perché l'unica cosa che conta sono i risultati. E quindi come facciamo per creare delle abitudini sostenibili che soprattutto ci portano a un risultato che sia sostenibile nel tempo? Riuscire a perdere 10 kg e mantenere questo peso forma per tutta la vita. Bisogna creare delle abitudini poco alla volta. Il fattore 1%, una piccolissima abitudine ogni giorno che si ripete e nel giro di settimane andare ad incrementare un 1% di abitudine in più, andando a inserire una piccola cosina in più che si fa. Per quanto riguarda l'alimentazione, cosa semplicissima, si può iniziare andando a bere 1 o 2 bicchieri d'acqua al mattino, cosa che magari non si faceva prima. Quindi curare all'inizio l'aspetto dell'idratazione, che molto spesso si trascura. E questo si può fare per una settimana. Dopo che abbiamo preso appunto questa abitudine, la stiamo facendo crescere, cerchiamo di inserire un'altra piccolissima abitudine, come può essere quella di dimezzare i biscotti che si mangiano a colazione, oppure quello di aggiungere un pochino più di verdure a pranzo o a cena, e mandare avanti queste abitudini piano piano. Nel giro di un mese, quando ci siamo resi conto che ci rimane abbastanza semplice mandare avanti queste cose perché non stravolgono minimamente quello che era la nostra vita, possiamo pensare di andare a fare un'ulteriore modifica e quindi magari sostituire proprio i biscotti che si mangiavano al mattino con uno yogurt greco, con della frutta secca, con un frutto di stagione e andare avanti così. Nel giro di un altro mese, una volta che mi sono abituato a questo tipo di alimentazione, di questo tipo di colazione, andare magari a ridurre
solo per il pranzo l'apporto di carboidrati che magari era predominante prima, oppure iniziare a prepararsi il pasto e a portarlo al lavoro. Se queste piccole azioni vengono fatte gradualmente nel corso dei mesi, vi assicuro che quello che uscirà fuori è che voi vi abituerete a queste nuove abitudini gradualmente e sarà tutto sostenibile. Sarà un qualcosa che vi aiuterà a ottenere risultati, ma allo stesso tempo non vi peserà farlo. E questo fa la più grande differenza nel giro di anni, quindi a distanza di tempo, perché ricordatevi sempre che fare uno sprint, perdere 10 kg in 2 mesi, non serve a nulla se poi quei 10 kg si riprendono spalmati durante l'anno. Detto questo, fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, condividi il post, lasciami un like e soprattutto ci vediamo nel prossimo video.